finale grandissimo compito di presentare un pochino l'andamento di questa festa, in particolar modo oggi di spiegarvi il tema, il valore della diversità. Un po', insomma, cose classiche, cose di cui non c'è molto bisogno. In fondo questa sala è l'emblema della diversità. Abbiamo sorelle, vescovi, autorità, allievi, qualcuno con la cingomma, qualcuno senza, insomma, vanno bene tutti in certe circostanze, un po' meno per qualcuno. Abbiamo ex allievi, alcuni brillantemente qualificati, altri che c'è la Madonna dell'Olmo per il cielo più tardi, se salire è fatto pure, non c'è problema. Anche allievi che ci vengono a trovare da lontano, qualcuno che viene solo perché c'è il buffet, insomma ci sono loro. Noi accogliamo tutti, no, è certificato. Parenti, amici, conoscenti, passanti pochi, perché non è che possiamo proprio, l'università va bene, ma c'è un limite fisico abbastanza. Per questo invito. Un saluto anche da parte del sindaco e dell'amministrazione e due parole proprio rispetto alla esperienza che state facendo. Alcuni stanno iniziando, a quanto capito sarà all'inizio della metà del primo anno, altri stanno terminando, però è un'esperienza sicuramente significativa per tutti. Consegneremo il diploma, il titolo a quelli che hanno superato il nostro quarto anno, per la prima volta, sono i nostri primi quartini, fa un po' alcolista però, insomma, è vero che sono i nostri primi quartini, e che noi abbiamo visto arrivare veramente piccoli piccoli, li abbiamo ninnati un po' all'inizio, insomma poi sono cresciuti, alcuni sono diventati inspiegabilmente competenti e bravi, insomma, abbiamo fatto. Però ora invitiamo la dottoressa Fulvia Antignano, dirigente area politiche formative di Alfa, per la consegna dei diplomi ai nostri appunto quartini, che insomma dovranno avvicinare. È un po' la prima volta per noi, non sappiamo bene. Francesca Antinari. Il nostro operatore multimediale, perché si esprime con qualunque mezzo, Jacopo Bianchi. Grazie a tutti. Allora, entriamo nel vivo della festa, cominciamo quindi con la lettura, ma prima di chiamare i nostri ragazzi a leggere, volevo io leggere prima una cosa a voi, una sorpresa non l'ho ancora letta a nessuno, ma è un brano che mi piace talmente tanto che volevo leggermelo. Parla di multiculturalità, tema diciamo centrale di questa festa. Io ricordo già all'università era un tema che mi appassionava, no? Parlare di culture diverse dalla mia. Ad esempio ricordo, e questo lo dico sempre anche ai miei studenti, che cultura è anche gestualità. Se io vado a Londra, vado in un pub e ordino due birre, cioè così ordino due birre e mi danno due birre. Se sbaglio e chiedo due birre così, mi danno due cazzotti. Perché questo non vuol dire due, ma vuol dire un'altra cosa. Intuito, sì,
Ce lo spieghi o lasciamo perdere? Oppure altre cose, insomma, simpatiche, ad esempio, noi siamo abituati ad andare fuori a cena con gli amici e farci due chiacchiere, ma se a un certo punto io... Dà fastidio, è vero, c'è il silenzio in Italia, è inteso negativamente. Stare insieme a qualcuno vuol dire farsi una chiacchiera. Vado in Finlandia, invece vado con gli amici, passeggio e non ho bisogno di parlare. Scherza a parte, il silenzio è inteso invece positivamente, ok? Ora queste qua sono, insomma, sfumature, se vogliamo, ma importanti se vogliamo conoscere a fondo una cultura e non andare incontro ai famosi pregiudizi, che sono, in realtà non c'è niente di spaventoso nel dire pregiudizio, eh? È una cosa naturale, il pregiudizio, basta che non rimanga tale, rimanga pre, ma diventi poi giudizio. Un giudizio lo posso dare se conosco davvero una cultura. Ora diciamocelo chiaramente, se metto uno di fronte all'altro persone di diverse culture, spesso e volentieri non è che si abbracciano e si baciano, ma forse si menano, probabilmente, ok? Non si conoscono, insomma, non vanno subito d'accordo, hanno bisogno di tempo per conoscersi, ok? È difficile stare insieme, questo lo vediamo non soltanto in classi multiculturali, lo vediamo in famiglia, lo vediamo con gli amici. Stare insieme richiede una certa dose di tolleranza. E proprio di questo vi volevo parlare. Si chiama Bertrand Russell, tra le tante cose è anche un filosofo, che ha detto questo. Mi piacerebbe dire due cose, una intellettuale e una morale, l'ha detto negli anni 60 questo. Quella intellettuale è questa. Quando stai studiando un qualunque argomento o valutando una qualunque filosofia, chiedi a te stesso soltanto: quali sono i fatti? Qual è la verità che contengono? Non lasciarti mai sviare né da ciò che vorresti credere né da ciò che potrebbe produrre vantaggi se fosse creduto, ma guarda solo e soltanto i fatti. Questo è il messaggio intellettuale che vorrei trasmettere. Il messaggio morale è molto semplice. Questo mi ha folgorato, semplicissimo, ma di una forza notevole. Me. L'amore è saggio, l'odio è folle. In questo mondo che diventa sempre più interconnesso, dobbiamo imparare a tollerarci, dobbiamo imparare ad accettare il fatto che qualcuno dica cose che non ci piacciono. Solo così possiamo vivere insieme. Se vogliamo vivere insieme e non, scusate la parola un po' forte, morire insieme, dobbiamo imparare una qualche forma di carità e tolleranza che sono assolutamente vitali per la prosecuzione della vita umana su questo pianeta. Ed è l'augurio che faccio, insomma, a tutti quanti noi. Riuscire a... Facciamo adesso, ragazzi.